Agrigento, nella sede dell'Idor Tecne, la società Girgenti Acque ha presentato in conferenza stampa i componenti dell'organismo di vigilanza, l'ODV, nominati dal Consiglio di Amministrazione. L'organismo di vigilanza, spiegano i promotori dell'iniziativa, è un organo indipendente ed imparziale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che vigila sulla corretta adozione delle procedure aziendali al fine di eliminare il rischio che la società possa commettere eventuali fattispecie di reato, consentendole di perseguire l'obiettivo di attuare al meglio la cultura del controllo in ambito aziendale, al fine di garantire il massimo rispetto del servizio rivolto agli utenti. Le interviste di Irene Milisenda. Oggi si presenta il nuovo organo di vigilanza, nuovi componenti, un nuovo presidente con altre due persone molto competenti. Certo, oggi ci insediamo ufficialmente. Come ho detto, siamo tre soggetti un po' avulsi dalla realtà territoriale, ognuno con una sua professionalità e competenza specifica. Io ero presidente del CGA in Sicilia, io sono un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ormai a riposo. Il generale Marchetti era, dopo essere stato il vicecapo della finanza, è stato consigliere della Corte dei Conti e adesso è anche lui in pensione. Il professor Lo Giudice è un fiscalista, professore, presidente dell'Unione dei professionisti tributari, degli avvocati tributaristi italiani. Quindi noi pensiamo di operare con una completezza quanto alla qualificazione soggettiva e di operare in una realtà che mi sembra di capire abbastanza buona, promette bene, e cerchiamo di affiancare il management nelle decisioni che deve adottare affinché siano in linea con i principi di correttezza e opportunità amministrativa. L'organismo di vigilanza nasce con un presupposto preciso, che è quello di assicurare alla gestione di Girgenti Acque un assoluto e preciso controllo su tutte le attività che svolge. Ma l'obiettivo principe è proprio quello di poter assicurare all'utente la certezza che tutte le attività svolte siano nel rispetto pieno della legge, soprattutto nel rispetto dei diritti dell'utente. Questo organismo di controllo è stato voluto da Girgenti Acque, prevalentemente, dico, insistito io nell'ultimo periodo affinché venisse organizzato e composto da personaggi che ci possano veramente scolarizzare e dare perfezione nei comportamenti, proprio perché questo può eliminare ogni tipo di, a parte le critiche e le polemiche ogni volta sono state lanciate agli operatori, alla gestione di Girgenti Acque, proprio per garantire, a noi questo interessa, che l'utente sia assolutamente rispettato nelle attività che noi svolgiamo e che i diritti dell'utente vengano rispettati in pieno dalla dirigenza, dal gruppo di lavoro, dai tecnici di Girgenti Acque.